Ora che abbiamo dimostrato che il blocco rimane fermo, grazie all'attrito, passiamo all'ultima domanda. Dobbiamo agganciare una massa MB in modo che questa massa trascini tutto il sistema verso il basso. Questa è la massa minima da appendere, cioè la massa di distacco. La cosa più importante da capire è che se il sistema deve mettersi in moto verso il basso, la forza d'attrito cambia verso. Mentre prima l'attrito agiva verso il basso perché il blocco tendeva a spostarsi in alto, perché questa componente da 20 N vinceva su quella da 17 N. Quindi prima l'attrito era rivolto in basso perché l'oggetto voleva spostarsi in alto. Adesso invece l'oggetto vuole spostarsi in basso a causa di questa massa MB di distacco, perciò l'attrito sarà rivolto in alto, sempre a contrastare e ostacolare il movimento del sistema. Inoltre, siccome siamo in condizioni di distacco, vuol dire che l'attrito è chiamato a dare il massimo che può dare, quindi 17,8 N. Infatti è il momento in cui il blocco, per miracolo, sta ancora fermo, ma si sta iniziando a muoversi. Questo perché l'attrito ha raggiunto il massimo e più di quello non può dare. Quindi noi adesso abbiamo 17,8 N, che è l'attrito massimo, rivolto in alto, e poi abbiamo questi 3 newton che c'erano anche prima, che risultano da questa differenza tra queste due forze, questi 3 newton rivolti in alto. Perciò complessivamente abbiamo una forza parallela rivolta verso l'alto di 20,8 newton, cioè la somma di queste due forze. E allora questo blocco deve esercitare una forza verso il basso, che poi sarebbe la tensione del filo, una forza uguale e contraria a queste due, quindi una forza di 20,8 N verso giù. T è la tensione del filo, sappiamo che quando un filo viene teso, alle sue estremità nascono queste due tensioni uguali opposte. In pratica queste due tensioni hanno la stessa intensità della forza peso del blocco B. Quindi questo blocco deve pesare, quindi avere una forza peso di 20,8 N. Ma la forza peso sappiamo che si calcola massa per campo di gravità e quindi con la formula inversa ci ricaviamo la massa di questo blocco, la massa di distacco. Come la troviamo? Dividendo 20,8 N diviso G, quindi diviso 9,8 N al chilo, il campo di gravità sulla superficie terrestre. E otteniamo in questo modo circa 2,1 kg. Questa è la massa di distacco da appendere qui sotto la carrucola per tirare giù tutto il sistema.